la fumigazione, come vedete. Prima della partenza i pullman vengono fumigati, mascherina obbligatoria, prova della temperatura, gel antibatterico. Fra non molto siamo pronti per un viaggio di 6 ore. Siamo sul lungomare di Campeche. Quello che vedete è il Golfo del Messico. Stiamo per entrare nella fortificazione di Campeche attraverso questa porta che si chiama la Porta del Mare. Una delle viette più caratteristiche di Campeche, alla sera si anima di ristorantini sulla strada. Adesso vi ci porto. Come sempre a farmi compagnia c'è un gran vento, quindi spero che l'audio sarà per la fortificazione, ma assomiglia veramente molto a Bergamo Alta. Cittadina veramente molto pulita. E adesso cammino per sto viale. Un altro scorcio del centro fortificato. E come sempre le bellissime case colorate, una diversa dall'altra, che contraddistinguono praticamente tutte le città del Messico. Io sono disperatamente alla ricerca di una lavanderia, ma dubito di trovarla aperta oggi che è il 1° gennaio. Sono un po' indietro con i video, a volte capito in posti dove la connessione è un po' lenta, quindi rimango un po' indietro. Lì in fondo c'è un'altra delle porte di accesso, credo sia la porta via terra, si chiama. Ho visto prima che è chiusa. Bella, bella Campeche. Pensavo di esserci stato, invece probabilmente ci sono soltanto passato, perché non me la ricordavo proprio, non me la ricordo, quindi magari mi fermerò un giorno in più. Il mio appartamento è a 20 minuti a piedi dal centro storico, 20 minuti che passano perché sei talmente distratto da quello che c'è attorno a te che non ti accorgi nemmeno di camminare. Siamo arrivati alla porta via terra, credo. Vediamo, qua dovrebbe esserci l'indicazione. Vediamo se l'ho azzeccata. Sì. Questa è la mappa. Hola, buenos días.
c'è la porta. Qua c'è un altro italiano che viaggiava insieme a un amico. E via, adesso camminiamo verso il Malecon, il lungomare di Campeche, visto che dicono che i tramonti a Campeche siano indimenticabili. Andiamo a vedere. Mi sa che questo ieri sera ha esagerato un po', ha bevuto un po' troppo. Primo tramonto del 2022. Sono già 2 mesi che sto viaggiando per il Messico e ogni giorno è vivere qualcosa di fantastico. Certo, con i suoi pro e i suoi contro. Anche oggi, ultimo dell'anno, così come è stato a Merida per Natale, non è facile essere lontani dalla famiglia. Ciao, ciao Sole, ci vediamo domani mattina. Ed ecco sempre la stessa porta visitata questa mattina, Porta del Mare. Sono le 6 di sera, appena tramontato il sole, e come potete vedere si comincia a animare. Comincia a vedere un bel po' di gente ai tavoli, immagino che più tardi ci sia ancora più gente. Bello questo pezzetto di strada, è veramente molto bello. Buonasera a tutti. Oggi giornata a Campeche parecchio nuvolosa e il richiamo della pizza è forte. Sinceramente ancor più della pizza è l'idea di cenare in questa location, la via principale del centro storico di Campeche, e di cenare in mezzo alla strada. Quindi sì, non mi faccio scappare questa serata. Adesso ci sediamo e ci mangiamo una pizza, speriamo di non rimanere delusi. Però vediamo, dai, ci mettiamo dove? Tra-ta-ta-ta-ta-ta.
ci mettiamo qua al secondo tavolino, eh. Cosa ne dite qua? Ci mettiamo qua. A dopo, mi siedo. Abbiamo una sfogliatina al menù. Pizza gourmet, liquori. Sì, andiamo sicuri con una pizza, dai. Andiamo su una pepperoni, che non so perché in tutto il mondo si chiama pepperoni, sarebbe la pizza al salamino. Andiamo per quella, dai. Ripeto, la location è spettacolare. È arrivata la pizza. Vediamo i commenti a dopo. Pasta sottile croccante, formaggio e salamino sì, sono buoni, il problema è sempre quello. Usano una salsa di pomodoro che deve essere aromatizzata qualcosa e comunque non c'entra proprio nulla con la salsa al pomodoro a cui siamo abituati noi. Però va benissimo per la location in cui siamo, va benissimo. Molto buona, buona o non buona, la fame ha vinto. Adesso finisco la birretta, mi faccio i miei 2 chilometri più o meno per arrivare all'appartamento. Una bella doccia calda, mi metto a sistemare qualche video, una birrettina in giardino. E a nanna. Cari amici, buongiorno. Sono a Campeche, l'ultimo giorno qui a Campeche, domani si parte in direzione Chiapas, finalmente, la parte che amo di più del Messico. E sono sul lungomare, mi faccio 8 km a piedi per arrivare al forte di San Miguel, che è uno dei forti più belli che ci sono qui nella città di Campeche, e così ve lo mostro. A dopo! E dopo una camminata di 8 km e mezzo siamo arrivati al forte. Andiamo. Adesso c'è la biglietteria. Semplicemente stupendo. Non pensavo di trovare all'interno di questo piccolo forte un museo così ricco e completo. È veramente, non me lo aspettavo. Vedere quelle collane qua mi riporta alla mente tante cose. Bellissimo. Guardate la perfezione. 1500 anni dopo, ancora in questo stato. Le maschere funerarie, che sono opere d'arte.
tortuga qua. Veramente, veramente non mi aspettavo di trovare così tanti oggetti. Questi sono gli incensari. Questo è veramente particolare, la stella a 5 punte. Sì, sono proprio contento di aver fatto questi 8 km. Altro che, li rifarei pure su una gamba sola. Spettacolo. Tappeto funerario di conchiglie e semi. 8.000 pezzi lo compongono. Guardate quel gigantesco coltello di ossidiana qua. È gigantesco, sarà. Vediamo se c'è scritto. cm per 10 di larghezza. Ed eccoci in cima al forte di San Miguel. Lì sotto ci sono tutte le sale che abbiamo appena visitato. Lo immaginavo più grande, però è bellissimo. Mi ha stupito veramente la parte del museo. Ho veramente stupito.
schermo? No, non lo posso scaricare.